questo benedetto sportello nelle scuole, che è un'esigenza, io credo, sempre più forte, e che dovrebbe essere in tutte le scuole la presenza di una persona che possa facilitare e comunque aiutare i ragazzi, e poi io dico sì, ma anche i docenti e i genitori, perché le difficoltà, se le vive un ragazzo, le vivono anche i familiari e le vivono anche i docenti. Quindi la possibilità di una persona, di un esperto che cerchi di smussare gli angoli, che di aiutare delle situazioni, è direi d'obbligo. Oggi praticamente parleremo di questo servizio che facciamo nelle scuole, questo sportello, con tutte le persone che quotidianamente sono nelle scuole e affrontano tutte le difficoltà che si presentano. Quindi avremo un bel panorama di una realtà scolastica molto variegata e anche molto, a volte molto difficile, perché entriamo in contatto con, dalla ragazzina incinta, la persona che sta in difficoltà, colui che subisce violenze, il fatto che giuridicamente cosa facciamo, si parla con il ragazzo una volta, si parla più di una, sono autorizzati, ci sono i genitori, c'è anche una burocrazia, diciamo, che non rende facile né l'attività professionale né la vita della scuola, e soprattutto impedisce al ragazzo. Io vi cito questo perché siamo stati chiamati dall'ordine dei psicologi su denuncia di un insegnante, dicendo che noi avevamo visto un ragazzo due volte, e siccome una volta è consulenza, due sembra che sia psicoterapia, se non c'è l'autorizzazione dei genitori non si poteva fare, ma la verità era che l'avevamo visto una volta sola. Però allora hanno detto, ma anche una volta, secondo i diversi ordini deontologici della regione, delle varie regioni, non si poteva vedere senza il consenso dei genitori. Siccome c'era per fortuna anche un giudice in questa commissione, la risposta mi è stata questa: facciamo così, la domanda è, io svolgo una professione d'aiuto, un ragazzino viene picchiato dal padre. Voi pensate davvero che il padre mi dia il consenso di ascoltare il ragazzino in separata sede? Dice no. Allora io che faccio? Devo chiedere al carnefice se posso vedere la vittima. Quindi significa che fare terapia senza il consenso dei genitori? Assolutamente no. Ma essere impossibilitati ad ascoltare una prima volta la persona che porta le sue dolenze più che lagnanze deve essere decisa. Infatti il giudice ha detto, in effetti è una norma questa che deve essere superata, in quanto l'ascolto primario la prima volta deve esserci, altrimenti voi vi rendete conto che un bambino piange nel corridoio, lo psicologo guarda, c'è papà, no, allora non ti posso sentire, è la follia. Quindi così è da questo, e io ho detto, parlando con tutta questa commissione che ha votato a favore della tesi, ma non all'unanimità. Questo è quello che mi ha fatto più pensare, che mentre l'avvocato dell'ordine, il giudice e ovviamente alcuni dei commissari, tutti i psicologi, erano d'accordo, gli altri erano in disaccordo. Cioè anche per la prima volta bisognava avere il permesso dei genitori. E ho detto, guardate, di ragazzi che subiscono, ragazze che subiscono molestie in casa, purtroppo sono all'ordine del giorno. Voi capite quale padre che ha molestato la figlia dice allo psicologo, raccolga la confidenza di mia figlia? Ma non lo farà mai. Quindi ecco perché il problema non è fare attività di terapia o meno, ma è bensì essere presenti in una situazione difficile. E non solo, voi dovete pensare che il fatto che poter ascoltare una volta un ragazzo significa che può fare attività di prevenzione, perché io so che mio figlio va a scuola, se lo mando pieno di lividi so che poi parlerà con qualcuno e quindi chiameranno i servizi sociali, che poi questa è. Quindi è un'attività anche di prevenzione su tanti problemi, sempre, per carità, forse valori limitati, però perlomeno questo. Noi l'istituto, farò velocissimo, sui ragazzi abbiamo, questo è il nostro centro di diagnosi e terapia, fa ricerca, formazione, va bene, questa è l'attività clinica, ma come diciamo, è un centro da tanti anni che c'è, andiamo avanti.
e facciamo varie, noi abbiamo questo centro di terapia, abbiamo 800-900 bambini o ragazzi in carico, e dove noi tutti i ragazzi che vediamo abbiamo il servizio scuola, cioè qualcuno del centro che va nelle scuole a parlare con gli insegnanti per GLA, anche se per i bambini che abbiamo in terapia. E questo è una cosa carina, questo è una frase che mi hanno passato dalle colleghe che si occupano di sportelli della scuola, che ha detto un bambino, che ha detto: lo sportello ascolto è tipo un cassetto dei segreti che ti aiuta a ragionare. I bambini hanno certe frasi, certe intuizioni che sono complicate, per noi si lasciano abbastanza, diciamo così, sconcertati, ma molto bravi. Lo psicologo, sempre un bambino, non è in grado di fare una cosa come risolvere solo lui i problemi, ci vuole sempre il tuo sforzo. Questo bambino ha capito molto più di tanti adulti. Un po' di storia, ve l'ho messo così, ma per darvi un'idea, 10 anni fa facevamo, noi con le scuole dal 70 che lavoriamo, però abbiamo messo un po' di cose particolari, più che altro perché rispetto agli ultimi 10 anni si è fatto molto lavoro su progetti, cioè sui temi, il che è stato un modo corretto da un lato, però un pochino piccolo di vista dall'altro, che si parlava di violenza e legalità, allora tutto ciò che non era violenza e legalità doveva essere escluso, mi spiego, le ragazze, e l'abbiamo fatto, Arianna non ti perdere il filo, era per le ragazze che avevano dei comportamenti, diciamo, non proprio, perlomeno non idonei a loro, ragazzi e famiglie, il bullismo è stata una cosa che ormai, è una dirigente illuminata di una scuola superiore romana che voleva passare quasi inosservata, ma la professoressa Bisegna, tanto per non dire il nome, ecco noi, e io sono molto contento perché, ecco, per esempio, ecco, c'è lei, io la cito, noi siamo nelle scuole e incontriamo tanti professori simpatici, interessanti, e poi abbiamo i dirigenti, e noi dividiamo in 2-3 categorie. Carciofo, cioè che non capisce quello che succede, ci guarda, ma il ministero che dice? Ma che te frega a te del ministero se abbiamo un problema nella tua scuola? C'è colui che, no, i psicologi, no, niente, datemi il certificato così non gli faccio i documenti dispensativi, compensativi, io ho risolto i miei problemi per l'esame, che non gliene frega niente di più, e le persone che invece che si spendono. Le persone che si spendono, i dirigenti che si spendono, che si mettono il loro volto davanti, che sono, per fortuna, sono sotto un certo profilo aumentate rispetto a una volta, anche perché io credo siano aumentati, anche perché i problemi nelle scuole sono talmente forti che per forza hanno dovuto prenderne atto. Però quando lo fanno, come lei che è la dirigente, veramente io gli ho visto fare delle cose non, diciamo, carine, ma illuminanti, perché succede una tragedia nella loro zona, chiamano le persone esperte, fanno scendere i ragazzi, fanno diffondere quello che accade, ascoltano il loro pensiero, glielo danno. Poi guardate, io girando nelle varie scuole, io vedo il dirigente come si comporta con i ragazzi, è immediato. Quelli più illuminati sono quelli che quando camminano nei corridoi, mentre parlano con me o con chiunque, fanno: Franco, metti la camicia dentro, e continuano dritto, ti stai ingrassando, li metti a posto in dieta, quello col panino, cioè li chiamano per nome e sanno tutto di loro. Questi, e dice, ma sono rari, molto meno per fortuna di quanto un altro dirigente di questa scuola dove siamo qui. Abbiamo fatto spesso il giro, chiama la mamma, chiama questo, lo guarda, dice: ma non lo possiamo più prendere, non c'è posto. Lei faccia questa domanda che poi vediamo di... cioè il bambino con tanti problemi, ma quindi intendo dire personaggi illuminati per fortuna ci sono, e lei è una di queste, sono molto contento che sia venuta. Dopodiché, e quindi qui vi ho messo veramente un po' di cose che facciamo per i ragazzi, noi abbiamo messo su questo portale che è diregiovani.it, che ha le sue, diciamo, aspetti positivi, c'è il mondo, tutto il mondo della scuola dove trattiamo tutto quello che accade nelle scuole, ovviamente di positivo, facciamo campagne di informazione, il discorso dei ragazzi che bevono, i ragazzi che
hanno atteggiamenti sulla sessualità, sapete che abbiamo dei problemi enormi. Io credo che attualmente sia il problema più grande che attraversa l'adolescenza, e adolescenza, parlo della scuola media, adesso stiamo abbassando a quinta e quarta elementare, è un problema più grande, perché loro hanno, facciamo un lavoro, uno scritto, un libro, sul problema che i ragazzi hanno scisso la sessualità dall'affettività, e quindi come tale, tanto è vero che le ragazze in modo molto onesto, quando furono pizzicate prostitute minorili a Roma, loro dissero: noi non ci spinge nessuno, noi facciamo per soldi, perché il loro valore che davano all'atto sessuale era zero. Quindi per loro non era quello un problema di scrupolo di coscienza, tanto non conta. Non sono state capite in questo, nel problema vero che c'era dietro questo, ma semplicemente un problema legale, il servizio civile, di cosa abbiamo fatto, cosa dicono gli esperti, da non perdere un bicchiere d'acqua, il loro diritto al futuro. Voi sapete una cosa, tanto il prestito d'onore, esistono dei soldi che sono a disposizione dei ragazzi affinché possano fare degli studi superiori, università all'estero, che non vengono utilizzati perché non lo sa nessuno. Cioè, ci sono delle banche, c'è la presidenza del Consiglio dei Ministri, che funzionano col sistema, loro hanno tipo 30 milioni da una parte che danno ai ragazzi, e i ragazzi restituiscono. Ma se ne usano 3 milioni è tanto. Ma non, perché non viene saputo, non, è farraginoso e burocratico riuscire a far sì che i ragazzi ne godano per poi andare fare la loro scelta, che loro possono andare all'estero, non all'estero, fare l'università, spostarsi di città per avere un contributo economico, insomma. Eppure sono tutte cose che abbiamo messo in campo e non è, poi questo per i ragazzi proprio per via anche degli sportelli, ma anche delle attività che facciamo, noi siamo sempre a contatto con le cose più complicate dei ragazzi. Allora, per evitare che gli adolescenti siano sempre visti solo come i vandali della situazione, ci inventammo questo festival di Regione del Futuro, che era praticamente una 4 giorni a Palazzo dei Congressi, dove venivano da tutte le parti d'Italia, e avevamo in 4 giorni abbiamo avuto 115-120 manifestazioni dei ragazzi, abbiamo messo in contatto con tutte le istituzioni, cerchiamo di fargli vedere, di fare le cose più interessanti, poi tanto oggi ne parleranno, qui sono tutti i problemi che abbiamo affrontato, le scuole, 4.000 ragazzi di qua, i videogiochi, giovani alcol, che è una, come vedete, per 75 ragazzi l'alcol agisce sul cervello e sul corpo. Per il 60% dei ragazzi l'alcol è un composto chimico artificiale. Quello è comico, ma più che altro fa capire l'ignoranza che c'è tra i giovani, che li porta ad avere, diciamo, comportamenti sempre più dannosi per loro, dettati dall'ignoranza. L'unico modo per fare attività di prevenzione è informare i ragazzi. I ragazzi, quando sono informati, sono estremamente più, hanno un comportamento estremamente più sano. Nell'aspetto sessuale, se i ragazzi non sono informati, fanno delle cose atroci. Quando sono informati si danno dei paletti interni all'interno dei quali muoversi, e questa è una grande ricchezza. Abbiamo fatto il discorso sull'azzardo, il 61% ha giocato all'azzardo, per loro è un modo per guadagnare soldi, e altri lo dicono perché è eccitante. Abbiamo fatto il discorso del Comenius, cioè far sì che i ragazzi delle scuole medie potessero girare all'estero per poi tornare, ed è un'esperienza per loro, insomma, abbastanza complicatuccia, non è così proprio così semplice. E abbiamo fatto, cosa dicono i ragazzi per avere il servizio ascolto a scuola, e hanno detto il 70% è a favore, il che sa indicare il 70% dei ragazzi è a favore, molto più degli adulti. Gli adulti sono molto più contrari. Quindi ci andresti alla consulenza a scuola? Il 45% è sì, 17% è no, e un altro 40% non lo so. Con chi ci andresti? Da solo un 35%, con un amico siamo al 60%, ma questo è comprensibile, che è l'età dove l'amico è la grande spalla, fa da sponda. I dati sono questi, poi ve ne parlo ancora meglio, ma è il criterio di usufruire dello sportello: il 50% dei ragazzi, più ragazze che maschi. Il maschio è sempre: io non ne ho bisogno.
Quindi, questi abbiamo, tanto sono numeri, abbiamo fatto tanti questionari, tante ricerche, sapere, adesso facciamo cercando di capire cos'è l'Europa per loro, cos'è la buona scuola che è stata richiesta dal governo, e chiediamo cosa dicono i ragazzi sulla scuola, cosa vorrebbero. Voi sapete che una delle cose che più ci colpì, quando facemmo tanti anni fa violenza e legalità, era che i ragazzi chiesero che due cose. La prima è che i docenti restassero fuori orario didattico a parlare con loro per conoscersi, perché non si conoscevano. Il che, detto dai ragazzi, è molto pesante per noi adulti, perché dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere noi che dovremmo trattenere i ragazzi un'ora in più a scuola per cercare di capire che cosa succede, perché in 5 anni di studio, parlando delle superiori, quello a 14 anni si presenta spaurito, a 15 comincia a farsi le prime canne, non sa, poi comincia, se non beve non fa parte del gruppo, cioè, e via, magari poi la famiglia, non so, ha avuto un lutto oppure si sono separati, cioè accadono tante cose in 5 anni che avere la conoscenza dei propri ragazzi, dei propri alunni, significa per loro avere un legame. Nel momento in cui questo conoscenza, questo legame non c'è, i ragazzi vanno per conto loro e poi noi ci lamentiamo, dice, ma non so, boh, la famiglia non l'ha seguito. Sì, la famiglia dovrebbe seguirlo, ma la nostra realtà attuale è che dentro le scuole che c'è un maggior contatto emotivo, purtroppo, che è spesso meno in famiglia che non a scuola. L'altra cosa è, sì, i ragazzi ci hanno chiesto che delle telecamere nei bagni, perché il problema è che le telecamere nei bagni, poi noi siamo sempre molto adulti intelligenti, i ragazzi ci chiedono telecamere nei bagni per evitare che vadano in tre in un bagno, significato che uno va poi con la testa alla tazza del cesso, noi adulti rispondiamo no alla privacy. Quello, vuoi sapere, il ragazzino con la testa alla tazza del cesso, no privacy, cioè è la follia, cioè noi ci riempiamo di cose, di pensieri, di riflessioni da adulti che sono proprio fuori dalla possibilità di ragionamento dei ragazzi. I ragazzi chiedono le cose più dirette e hanno ragione loro, siamo noi che siamo veramente bizantini e contorti. Dire la privacy non è le camere dentro il bagno, è ovviamente sulla porta del bagno, affinché ci entri uno solo e non tre. Ma la privacy? Ma quale privacy? E così e via discorrendo. Ve lo dico una cosa che forse è anche importante saperlo: in una ricerca che facemmo all'Università di Urbino, i ragazzi hanno più paura di essere aggrediti quando lo vanno per strada, il 16% ha questo timore. E allora si dice, beh, e a scuola il 29%. Significa che uno su tre ha paura di essere aggredito quando sta dentro scuola. Quindi, perché c'è un'aggressività che si manifesta per tanti motivi presso la... Buongiorno. È un futuro studente dei superiori. E quindi, per dire, però, una volta la scuola non era così. La scuola una volta era che uno entrava nella scuola e si sentiva protetto. Adesso loro, i ragazzi, per sentirsi protetti, escono da scuola perché possono fuggire, nella scuola non fuggono. Quindi questo deve far ragionare anche su quello che andiamo a fare. Il contesto familiare, ovviamente, sono tutti i problemi che ci sono, e il fatto che i ragazzi sono portati a non avere sempre meno rapporti, che i genitori lavorano, ma fin da quando sono piccolissimi non c'è sempre meno rapporto. Io stavo discutendo con una collega, parlando, che adesso io quello che chiedo ai genitori che hanno i bambini piccoli, che mandano al nido per motivi ovviamente di lavoro, per poterli mantenere, se dice, ma se lei lo accompagna alle 7:30 al nido, lo riprende alle 5 del pomeriggio, o lei o la nonna, e poi al massimo ci mangia, lei deve dormirci insieme qualche sera a settimana. Dice, ma lei non fa lo psicologo, dice l'autonomia, ma qui non è autonomia, è l'abbandono. Quindi lei si riprende il figlio, abbia perlomeno un contatto di vicinanza, e almeno evitiamo questa rabbia nei bambini che si sentono abbandonati, dice, ma ti ho messo al mondo, sì, ma così non è proprio bello. E allora cerchiamo una soluzione. Chi si rivolge? Ah, questo è carino, hanno scritto le colleghe.
È un ragazzo apparentemente passivo e annoiato, preoccupato per il suo rendimento scolastico, confuso sui temi della sessualità e dell'affettività, però potremmo continuare una fila enorme di confusione. Ha una bassa autostima che compromette le relazioni con i pari, preferisce le comunicazioni virtuali, stanno sempre con sto benedetto cellulare, intelligente e pieno di risorse di cui è inconsapevole, solo e protagonista di una situazione familiare dolorosa. La cosa più classica è la separazione. La separazione, gli adulti, sapete, dicono sempre: ma siamo tutti separati, siamo tutti separati. Quindi il bambino, se ha 8 anni, è grande e capisce, se ha 3 anni è piccolo e non capisce, cioè praticamente lui è sempre considerato l'elemento estraneo alla situazione, come una persona al di fuori delle possibilità di provare emozioni sia positive che negative. L'ascolto dei giovani, poi la grande, non ci hanno mai riflettuto. Quando mi guardo allo specchio, i ragazzi non si piacciono. Il sogno nel cassetto, mettere su famiglia, mantenere l'amicizia, trovare l'amore e diventare famosi. Questo abbiamo fatto nelle scuole di violenza e legalità, in 6 regioni. I ragazzi si difendono da un atto violento aggredendo. Il 30% degli insegnanti sostiene che quando vedono qualche cosa fanno finta di niente. E però io voglio dire una cosa: prima di dare la colpa agli insegnanti che fanno finta di niente, dobbiamo pure pensare che come un insegnante dice una cosa a un ragazzino, arriva il genitore subito: lei mi sta traumatizzando mio figlio, guardi che suo figlio ha preso a botte tutti, è irruenza giovanile, se la vedono fra di loro. Cioè abbiamo un problema che anche l'autorità degli insegnanti è talmente messa in discussione che spesso loro fuggono. Ed è, però non, è un errore ovvio, però è un problema grosso. Sostiene che con la violenza non si sostengono, diciamo così, ma il 60% dei ragazzi, quelli un po' più robusti, dicono che con la violenza ottengono vendetta e ottengono rispetto. Questo è il manifesto degli studenti, noi facemmo era per la legalità, e nessuno dei ragazzi nasce marcio, anche perché altrimenti era il grande problema e tutti i ragazzi erano per forza dei delinquenti. Sull'immagine che loro allora, sono anche, per carità, molti, però si vedono sempre bruttarelli, si vedono sempre cioè, o il brufolo o la rughetta. Guarda, cosa? Guarda, all'interno delle ginocchia le due pieghe, stavo a guardare giusto quello io. Cioè, è ovvio, quindi loro, sui loro particolari hanno la loro sensibilità. E poi abbiamo fatto anche il progetto I Like Me, cioè io mi piaccio. Arianna non ti perdere il filo, perché le ragazze avevano delle difficoltà che hanno tuttora, ragazzi e famiglie. Beh, qui abbiamo fatto i test con i ragazzi, 5.000, 10.000 questionari, affettività e sessualità è la cosa che forse ci ha sconvolto di più. Sul bullismo lo fanno tutti, ma non è un problema che bisogna accettare. Prima il ragionamento di dire: guardate, il bullismo nelle scuole c'è, che non è più come di una volta, ma è un'aggressività presente dei ragazzi che si manifesta, punto. Poi in atti diversi, e quindi il problema da affrontare è l'aggressività, non più che l'atto finale. I progetti nelle scuole, come vedete, sono tanti, ogni anno ne facciamo tanti, non è questo. Però io questo l'ho fatto a carrellata perché tutte le colleghe che parleranno oggi, ognuno di loro sta in tante scuole. Noi quello che vorremmo è che la nostra esperienza, parlavo prima con un collega calabrese, fare degli scambi, far conoscere. Noi siamo giunti a delle conclusioni che possono essere giuste e possono essere sbagliate, ma se noi non ci confrontiamo su quello che possiamo fare con i ragazzi, siamo poveri. Poveri perché siamo ricchi solo della nostra esperienza, che nessuno non sapeva neanche mai se è veramente giusto o poteva essere migliore, e non abbiamo la possibilità di confrontarci. Io parlavo prima con il collega e dicevo: a nord noi abbiamo trovato delle possibilità, per esempio sull'educazione sessuale. A sud io mi sono scontrato con i genitori, che i docenti non sono d'accordo, i ragazzi d'accordo e i genitori no. Lui ha detto una cosa molto carina: noi abbiamo, per superare il problema, fatto sì che siano i ragazzi a proporre un'attività sull'educazione sessuale. Geniale. Geniale nel senso che è un modo per superare la burocrazia, per superare il genitore cretino, favorire il docente. Cioè, quindi quello che dico, quindi la possibilità di confronto è una possibilità fondamentale, perché ci permette veramente di ottenere dei risultati.